rispetto alla forma di Stato è la forma con cui questo diritto viene espresso. Quando la forma si trasforma in un atto penalmente rilevante, in un atto criminale, non può essere accettato. Dopodiché, all'interno del circuito rispettoso della legalità, io lascio che ognuno esprima le proprie idee e possa esprimere le proprie idee. Quindi che la Regione chieda di fare un referendum eventualmente, questo è plausibile per lei? Torno a ripetere, io personalmente ritengo che il nostro Paese ha bisogno non tanto di dividersi ma di restare più unito che mai. Per far capire di cosa sto parlando, e siccome devo fare delle critiche, non voglio farlo al Veneto, lo voglio fare al mio Molise, ma poi ognuno che vuol capire capisce che ogni regione è uguale. Chi di noi ha i capelli bianchi ha studiato, nello studiare il sistema territoriale italiano, che c'era l'Abruzzo e Molise, una regione sola. Vi siete chiesti perché è diventato Abruzzo e perché è diventato Molise? Perché non si mettevano d'accordo a chi doveva fare il governatore dell'uno, se doveva essere di Campobasso o piuttosto dell'Aquila. Hanno risolto le cose come facevano democristianamente una volta. Senti, dividiamoli in due, in modo che ci abbiamo ognuno il raddoppio. Adesso che noi creiamo un'altra realtà strutturale che serve soltanto per disperdere soldi, energie, noi abbiamo bisogno non di meno Europa, ma di più Europa dei cittadini, dove anche lo Stato italiano ceda un po' di potere a uno Stato federale, a una realtà federale. Gli Stati Uniti d'America sono tanti Stati, ma quando lo Stato federale, Stati Uniti d'America, emana una legge, è immediatamente operativa per tutti. In Europa, quando il Parlamento europeo emana una legge, è soltanto un invito ai parlamenti italiani, perché, o ai governi italiani piuttosto che ai governi degli altri paesi europei, perché appunto non c'è questa unità dei popoli, ma soltanto una unità di poteri forti, banche, lottizzazione e quant'altro. Per cui mi rivolgo ai cittadini veneti facendo comprendere loro che non è dividendo ancora il paese che si ha più successo, a meno che non si voglia diventare un paese offshore, certo. Gli Liechtenstein stanno bene, 905 abitanti, 1050 banche, ma forse la realtà internazionale, economica, istituzionale dovrebbe chiedersi perché viene permesso a queste realtà di esistere. Io fossi un legislatore europeo o fossi una realtà internazionale in grado di poter intervenire, stabilirei un embargo commerciale, finanziario ed economico con quei paesi offshore che non rispettano le regole internazionali. Perché che cosa succede in questo modo? Che succede l'ipocrisia delle ipocrisie. Abbiamo, io ve lo dico per l'esperienza di Mani Pulite, abbiamo dei paesi che vengono messi nell'elenco come paesi meno corrotti al mondo, e per forza, perché poi vanno nel paese vicino a fare la roba sporca che non fa nel paese vicino. Allora le isole Bahamas, Hong Kong, Singapore, una volta anche la Svizzera, Liechtenstein, scusatemi, San Marino, città del Vaticano. Ecco, io rispetto Papa Francesco, per amore di Dio, tutto il massimo di rispetto, ma forse aprire gli archivi dello IOR e vedere tutti quelli che ci hanno messo i conti o ci hanno i conti nascosti lì sarebbe una bella cosa.